Esercizio 30, pallina cade da 15 metri di altezza, rimbalza, risale fino a 8 metri di altezza. Con quale velocità ha toccato terra? Qual è la sua velocità immediatamente dopo il rimbalzo? Quanto tempo passa tra il momento in cui è stata lasciata cadere e il momento in cui raggiunge la massima altezza dopo il rimbalzo? Questa è la pallina che cade da 15 metri di altezza, punto A, con velocità 0, quindi parte da ferma, scende giù, arriva a terra con la massima velocità, VB. Questa è la prima domanda. Poi subito dopo rimbalza con una velocità di ripartenza VB' che le permette di arrivare a 8 metri d'altezza. Già si capisce che la velocità con cui riparte dopo il rimbalzo è minore della velocità con cui è arrivata a terra, perché se ripartisse con la stessa velocità arriverebbe di nuovo a 15 metri, invece arriva a soltanto a 8 metri. Vedremo poi più avanti che dal punto di vista dell'energia questo accade perché durante l'urto una parte dell'energia meccanica si perde e si trasforma principalmente in calore. Poi l'ultima domanda è il tempo totale tra il punto A, il rimbalzo e il punto C, quindi basterà fare la somma dei due tempi di caduta e di risalita. Cominciamo con la discesa, AB, mettiamo le lettere dentro le formule sono due, moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione di gravità G. Ci va il segno più perché la velocità aumenta. Quando salirà invece ci andrà il segno meno nelle formule perché la velocità diminuisce durante la salita. Mettiamo quindi le lettere, spazio percorso AB sarebbero 15 metri. Poi immaginando che il tempo parta dal momento in cui viene lasciata, quindi il cronometro parte dal punto A, allora il tempo di volo AB è TB, cioè il tempo necessario a raggiungere il punto B, cioè il terreno, TB. Quindi questa è la prima formula, siccome V0 non c'è perché parte da ferma, questo termine sparisce. Nella seconda formula anche, il termine V0 sparisce. E nella seconda formula c'è la nostra incognita, che è la velocità finale con cui arriva a terra. Però per calcolarla dobbiamo conoscere il tempo di volo, TB, che ce lo ricaviamo dalla prima equazione. Infatti la prima equazione ha un'incognita sola, trattandosi di un'equazione di secondo grado mancante del termine di primo grado. Quindi isoliamo TB alla seconda, 2 delta S su G. Estraiamo la radice quadrata, matematicamente dobbiamo mettere il doppio segno, più o meno. Facciamo i calcoli, 2 delta S, l'altezza era 15 metri, quindi 2 delta S 30 metri diviso G, e il tempo di volo viene più o meno 1,75 secondi. Capiamo subito che il tempo negativo non ha senso, perché se il cronometro parte a misurare il tempo dal momento in cui lasciamo la pallina, quando la pallina arriva a terra ci arriverà a un istante TB positivo. Qui c'era il tempo 0 positivo. Allora il tempo negativo, meno 1,75 secondi, che interpretazione ha? È come se la pallina fosse partita da B in precedenza, all'istante meno 1,75 secondi, abbia impiegato 1 secondo e 75 per salire fino ad A, qui il tempo diventa 0, e poi di nuovo 1 secondo e 75 a scendere. In pratica il fatto che abbiamo due tempi TB è come se la pallina fosse in B, cioè a terra, due volte, in due momenti diversi, non solo quando arriva a terra all'istante 1,75 secondi, ma anche in un istante precedente, come se fosse partita anche da terra in precedenza all'istante meno 1,75 secondi. Quindi parte, arriva qua su e ritorna giù. Dal punto di vista matematico, ecco le due soluzioni, quando parte da terra e quando ritorna a terra. A noi naturalmente serve soltanto il secondo tempo, che andiamo a sostituire qui nella seconda formula e troviamo la velocità finale con cui la pallina arriva a terra, GTB, sostituiamo i numeri, 17,1 metri al secondo. Vediamo ora la salita, abbiamo detto che le formule sono identiche a quelle della discesa con il segno però negativo, e abbiamo visto che al posto di TB dobbiamo mettere TC, che è il tempo necessario per salire da B a C. Qui stiamo immaginando che il cronometro venga riazzerato al momento del rimbalzo, cioè quando la pallina arriva a terra segnava 1,75 secondi, però noi adesso è come se iniziasse un esercizio nuovo, diverso, con il tempo che si riazzera nel momento in cui la pallina riparte verso l'alto, quindi tempo si riazzera e dobbiamo vedere quanto tempo ci mette a salire fino a C. Questo è TC.
Inoltre, a differenza di prima, V0 non è 0, perché V0 è la nuova velocità di partenza. Mentre prima la velocità di partenza era 0 perché veniva lasciata da ferma, invece adesso la velocità di partenza è la velocità iniziale subito dopo rimbalzo. Che poi è anche la nostra incognita, perché ci chiedeva il testo qual è la velocità della pallina subito dopo rimbalzo, cioè la velocità con cui riparte verso l'alto. Questa velocità non è 0, perché se fosse V0 uguale a 0 la pallina non partirebbe, resterebbe ferma a terra. Invece il fatto che ritorni su vuol dire che la sua velocità dopo rimbalzo non è 0, è una certa velocità da trovare, V0. Nella figura precedente l'avevo chiamata VB'. Però ora la chiamiamo V0 senza però confonderla con la V0 di prima, che era nulla. Delta S BC è un dato del problema e lo spazio percorso in salita sono 8 metri. Andiamo a vedere quindi i dati e incognite in queste due equazioni. Vediamo che sono due equazioni accoppiate o associate, cioè vuol dire che ciascuna delle due equazioni contiene tutte e due le incognite. Quali sono queste incognite? Sono la velocità di partenza V0 verso l'alto e il tempo di volo TC per andare da B a C. Dimenticavo di dire che c'è un altro dato che non ho detto, la velocità finale in C. La velocità finale in C è 0 perché la pallina rallenta finché in C per un attimo si ferma. Dunque, tornando alle equazioni accoppiate o associate, non possiamo risolvere un'equazione per conto suo, ma dobbiamo risolvere il sistema per sostituzione. Per esempio ricaviamo V0 uguale GT, GTC dalla seconda equazione, e V0 lo andiamo a sostituire qua nella prima equazione. Infatti vediamo che GTC, che è V0, è stato sostituito qui. Così troviamo GTC alla seconda meno un mezzo GTC alla seconda, quindi si tratta di una quantità meno la sua metà. GTC alla seconda meno un mezzo di se stessa, e una cosa meno la sua metà corrisponde alla sua metà. Si può anche fare il minimo comune multiplo, quindi basta fare 2 al minimo comune multiplo e viene fuori questa espressione. L'incognita, abbiamo detto che adesso, dopo aver fatto la sostituzione, l'incognita è una sola nella prima equazione e è TC. V0 non c'è più perché è stato sostituito. TC alla seconda è un'equazione di secondo grado mancante del termine di primo grado, quindi è facile da risolvere, basta estrarre la radice quadrata con il doppio segno, la radice quadrata di 2 per 8 metri diviso g, quindi 16 metri diviso 9,8 metri al secondo quadrato, e si tratta di due tempi più o meno 1,28 secondi. Il fatto che ci siano due tempi vuol dire che è come se nel punto C la pallina ci arrivasse due volte. A noi è chiaro che serve il tempo positivo, perché avevamo detto che il cronometro ripartiva da 0 qua. Quindi dopo 1,28 secondi la pallina è arrivata in C. Il tempo negativo rappresenta l'altra soluzione matematica, come se la pallina in precedenza, quindi 1,28 secondi prima di partire da B, si trovava già in C, era scesa giù, quindi a meno 1,28 secondi stava già in C, poi ci mette 1,28 secondi a scendere e poi ritorna su un altro 1,28 secondi. Comunque questa soluzione negativa non è quella che ci interessa, a noi interessa la soluzione positiva. Adesso che abbiamo trovato il tempo di risalita, 1,28 secondi, l'andiamo a sostituire nell'altra formula dove c'era la nostra incognita, cioè la velocità V0 dopo il rimbalzo. Andiamo a sostituire 1,28 secondi e troviamo 12,5 metri al secondo, è la velocità con cui la pallina riparte. Così abbiamo risposto alle prime due domande, la velocità finale della pallina con cui giunge a terra e la velocità con cui riparte dopo rimbalzo. E ora il tempo totale tra il momento in cui sta in A e il momento in cui torna in C. Basterà fare la somma di questi due tempi, 1,75 secondi tempo di caduta, 1,28 secondi tempo di risalita, e in totale sono circa 3 secondi.